Bentornati a tutti ragazzi e come promesso eccoci insieme al nuovo OneWay Honor 7. Questo telefono è davvero sorprendente per la sua fascia di prezzo, tutto in alluminio, ottima fotocamera, ottimo display, ottima velocità. Vediamolo nel dettaglio. Eccoci con il nostro Honor 7. Come vi ho detto, la costruzione di questo Honor, i materiali costruttivi sono davvero ottimi. Alluminio sulla parte posteriore, in cima e in fondo abbiamo due strisce di plastica per permettere un'ottima ricezione dell'antenna. Fotocamera da 20,7 megapixel che vedremo nel dettaglio dopo. Flash doppio tono. Sul lato sinistro abbiamo pulsante di abbiamo il pulsante di accensione e bilanciere del volume. Lato sinistro pulsante personalizzabile, una grandissima figata. Potete scegliere tre applicazioni a vostro piacere, un tap, doppio tap o tap prolungato per attivarle a vostro piacimento. Invece slot della scheda, o meglio ancora, potete scegliere se utilizzarlo come dual SIM, inserendo due nano SIM, tutte e due a 4G LTE, quindi si può fare lo switch a caldo, mentre se, come nel mio caso, avete la versione da 16 GB, potete utilizzare una delle due slot nano per inserirci una micro SIM, micro SD di espansione. Sul lato posteriore mi sono dimenticato di citarvi una cosa fondamentale, che è il lettore di impronte e che in questo dispositivo funziona davvero in maniera fighissima, super veloce e super preciso. Nella parte sotto casse micro USB, nella parte superiore invece jack da 3.5 e porta a infrarossi che vedremo, jack 3.5 e porta a infrarossi che vedremo in un secondo momento, ci tornerà molto utile dal punto di vista fotografico. Vediamo come funziona questo lettore di impronte per sbloccare. Vedete che basta appoggiare un secondo e si sblocca, meno di un secondo, è davvero velocissimo, molto preciso, ci azzecca sempre, legge praticamente sempre l'impronta che andrete a inserire. Andiamo a vedere le caratteristiche hardware in maniera molto rapida. Questa recensione, come vi dicevo nel video precedente, non voglio andare in profondità sull'hardware, il software, ma piuttosto focalizzarmi sulla parte fotografica di questo di ogni smartphone che vedremo insieme e il modo in cui possiamo utilizzarlo, inserirlo nel nostro flusso di lavoro. Abbiamo detto connessione 4G LTE, il processore è un ARM A53, un Cortex A53, octa-core, 4 core cloccati a 1.5, 4 core cloccati a 2.2. In questo caso 16 GB di memoria interna, GPS, Lollipop 5.1 e Motion UI installata sul dispositivo, basata su Lollipop 5.1, e display da 5 pollici e 2, 424 ppi e video Full HD, fotocamera da 20,7 megapixel. Le dimensioni sono 143,2 x 71,9 x 8,5 e il peso è di 157 grammi, non leggerissimo questo Honor 7, ma molto ben distribuiti sulla lunghezza. Il peso è di 157 grammi, non leggerissimo questo Honor 7, ma il peso è davvero molto ben distribuito viste le dimensioni. Andiamo a vedere adesso invece la fotocamera, andiamo al sodo. La batteria è 3100 mAh e vi permette, almeno a me ha permesso l'utilizzo, di una giornata intera, a volte anche una e mezzo senza grossi problemi. Ovvio che se lo utilizzate per fare molte foto, come mi è capitato di fare in alcune occasioni, consumerete in maniera più veloce la batteria, che può essere ricaricata con il caricabatterie fornito di serie e l'adattatore, visto che la spina che viene fornita nella confezione è cinese, c'è un adattatore per montarlo sulle prese europee, italiane nel nostro caso,
caricatore a 2A, quindi abilitata la fast charging su questo dispositivo. E detto questo, panoramica generale sull'hardware, voglio andare nel dettaglio prima di tutto di due cose, prima di arrivare alla fotocamera. Il pulsante laterale programmabile, potete andare nelle impostazioni, scorciatoie, impostazioni, e troverete nel menu tasto smart. Il tasto smart potete scegliere se cosa far aprire ai diversi tipi di tocco che utilizzeremo. Quindi quando si preme una volta, io ho selezionato la fotocamera, due volte il telefono, quindi senza sbloccare posso cliccare due volte e mi si attiva il telefono, tenendo premuto mi si apre il calendario. Queste sono le tre applicazioni che io uso davvero molto spesso e per cui ho deciso di metterle sul tasto programmabile. Mentre invece la porta infrarossi, vi dicevo prima, davvero molto utile sempre dal punto di vista di un fotografo, perché può interagire con Nikon, Canon, Sony e diverse altre marche di macchine fotografiche, che quindi ci permette di utilizzare questo telefono come un controllo remoto, come uno scatto remoto, senza dover acquistare nessun cavo di serie. Vediamo la fotocamera insieme. Allora, la fotocamera... Allora, la fotocamera è prodotta da Sony ed è, abbiamo detto, 20,7 megapixel, stabilizzatore di immagini e autofocus a rilevamento di fase. Video Full HD, quindi 1080, il massimo della risoluzione per questo Huawei Honor 7, ma vediamo le diverse funzionalità che ci permette di utilizzare Huawei con questa fotocamera. Notturna, quindi foto notturne, è niente meno che una lunga esposizione, quindi vi consiglio di utilizzare questa funzione mettendo, se potete, sul cavalletto questo telefono. Foto migliore è la classica raffica di circa 20 scatti, credo, tra le quali poi potete scegliere la foto che più preferite, utilissima nello sportivo. Il panorama ormai tutti lo conosciamo. Questo invece è qualcosa che voglio farvi vedere. All Focus ci permette di scattare una foto, o meglio, più foto che si sovrappongono e ci permettono di selezionare il punto di messa a fuoco una volta scattato. E vedete che posso mettere a fuoco o sulla penna o sulla pianta. Davvero molto... Oh, scusate, ho chiuso la fotocamera. Davvero molto utile, molto interessante questa funzione. Andiamo avanti. Timelapse funziona in maniera ottima, io lo uso sempre, cercherò di mettervi un piccolo esempio nella recensione, se ce ne ho uno utilizzabile, vediamo, altrimenti ne farò uno per voi. Rallentatore non è un iframe, quindi non scatta, non gira un video a 120 frame per secondo, ma fa qualcosa che io ancora non ho capito, non sono riuscito a capire come... qualitativamente quanto vale la pena questo rallentatore. Magari vi farò un piccolo aggiornamento dicendovi in particolare nel dettaglio questa funzione, se è stata migliorata da parte di Huawei. Secondo me in questo momento non è ottimizzata, non funziona in maniera perfetta. HDR, ormai tutti conosciamo cos'è un HDR, tre foto scattate a tre diverse esposizioni e poi sovrapposte in post produzione automaticamente dal telefono, devo dire che fa un ottimo lavoro. Filigrana ci permette di inserire, una volta attivato il GPS, la data, il posto, quindi in questo momento io sono a Rosignano Solvay, che è il paese dove abito, e 28 gradi centigradi con il sole, che è, per fortuna che devo andare in bicicletta, che è la temperatura che abbiamo in questo momento da noi. Poi torniamo indietro. Questa è la fotocamera anteriore. Mamma quanto so brutto, scusate. 8 megapixel, filtro bellezza, ci permette di regolare la quantità di bellezza che vogliamo. E come vedete qua, ve lo faccio vedere nel dettaglio, c'è un flash anche nella fotocamera anteriore, molto 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 utile per gli amanti dei selfie. Ma facendo uno swipe in basso, vedete che possiamo
scorre le diverse funzionalità sul lato della fotocamera. Light painting super pubblicizzata da Huawei ci permette di fare di notte le foto di scie luminose, quindi le macchine che passano, oppure disegnare anche con una torcia e fare proprio light painting. Bellezza sia per la fotocamera anteriore che posteriore, si può utilizzare per migliorare la pelle dei volti. Foto è la fotocamera normale, dove appunto possiamo andare a selezionare tutte le modalità che abbiamo visto insieme. Video, per girare video, Yumi o Yummy in inglese, Huawei crea una funzione apposita per fare le foto gourmet o le foto al cibo, rendendo le foto, le immagini un pochino più contrastate e più sature del normale. Bene, questa è la fotocamera di Honor 7. Vediamo qualche foto insieme. Le macro, scusate, è arrivata una notifica. Le macro che sono davvero con la luce giusta, questo Honor 7 spacca. Fotograficamente di giorno è davvero davvero notevole, si può utilizzare tranquillamente. Vedete anche qua il peperoncino, questi sono sul mio terrazzo, stanno crescendo. Ecco, qua andiamo di sera. Questa è una foto, c'è un effetto applicato, purtroppo l'originale, non so se ce l'ho, se ce l'ho ve la faccio vedere. Però ecco, questa è una foto scattata in penombra, prima di cena, quindi il sole era già praticamente, stava tramontando. E guardate qua, c'è pochissimo rumore. È ovvio che è uno smartphone, quindi non vi aspettate la qualità di una D800 o di una Reflex o una mirrorless di top di gamma, ma per essere uno smartphone ha davvero un'ottima qualità anche nelle foto di sera. Ecco qua ancora qualche immagine di sera. Ecco l'originale che volevo farvi vedere, eccola qua, e vedete che il rumore è davvero più che accettabile. Ancora qualche foto. Pasta, sto cercando di mangiare in maniera un po' più sana. Il mare e il tramonto, ecco qua, un tramonto per darvi un'idea. Non capisco perché torna sempre indietro questo. Ok, ecco qua la foto del tramonto, questa è tutta zoomata e nelle ombre è, io sono rimasto impressionato. Non è, si può fare ancora di meglio, si può fare sempre di meglio. Io ho visto diverse recensioni dove si dice che la fotocamera, soprattutto al buio, può fare, si può ottenere di più. Ok, forse è vero, però io rimango sempre stupito che uno smartphone ci permetta di fare foto del genere. In questa giornata in particolar modo era il compleanno di 40 anni di mio cognato, l'ho utilizzato insieme alla Fuji X-T1 e devo dire che è un ottimo compagno complementare a una Reflex, soprattutto per i video ma anche per le foto. Ho fatto tantissime foto narrative con questo dispositivo, ve lo consiglio se vi piace la fotografia e volete qualcosa di medio-alto livello. Questo Honor 7, per il prezzo che costa intorno ai 400 euro credo in questo momento in Italia nella versione europea, è un'ottima scelta. Ottima fotocamera, la Emotion UI migliora sempre continuamente e rende l'esperienza di questo smartphone molto piacevole. La RAM da 3 giga compresa in questo Honor 7 rende tutto molto scorrevole, molto fluido. Qua c'è la gestione del multitasking e in questo momento ho liberato la memoria, che 1,44 giga sono liberi e utilizzabili. Anche per il gaming non è assolutamente niente male, l'ho provato con diversi giochi, SimCity per esempio, molto molto pesante, non gira su tutti bene, molto scorrevole su tutti gli smartphone. Su questo Honor 7 devo dire che gira perfettamente, ma anche per quanto riguarda la sezione video non ho nessun esempio, li ho tolti, li avevo messi, invece li ho tolti, ho cambiato la scheda SD e mi sono dimenticato di rimettere i video. Però anche i video in HD, gli H264, gli MKV girano perfettamente senza nessun impuntamento. L'audio è ottimo, vi faccio sentire qualcosa. Vi faccio sentire da Spotify, quindi la qualità può non essere fantastica, ma
Il volume è abbastanza alto. Come avete sentito, la qualità non è affatto male, sicuramente sui bassi non è equalizzato perfettamente, al massimo volume va un po' in distorsione, ma ricordiamoci che stiamo sempre parlando di uno smartphone. Con le cuffie invece funziona decisamente molto meglio l'audio. La cella telefonica auricolare è davvero davvero molto buona, il wifi è velocissimo, in 4G ho fatto un test di velocità, ho toccato in upload senza grandi problemi i 42 mega, in download scusate i 42 mega e 16,7 mega in upload, davvero sorprendente. Per il resto che dire, se non sapete, se volete un prodotto top di gamma per il prezzo di un gamma intermedia dovete scegliere Honor 7 Plus. Bene. Spero di essere stato esauriente per questa recensione. Ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi di fare like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale se vi interessa sempre essere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video.